ragazzi, bentornati qui sul mio canale, qui come Velox, e oggi sono qui, ora sono in full screen, quindi l'ospite con cui sono oggi qui a fare questo video non si vede ancora. Sono qui con niente poco di meno che, incredibilmente, Lama Laggante, proprio lui. Proprio lui, ragazzi, Lama. Proprio lui. Come dopo stai? 40 anni, siamo tornati qua, ragazzi. Dopo come aver messo stai? Su famiglia, dopo aver che lavorato, essere andati in pensione. Che ormai senso hai messo su famiglia? Non la sapevo questa cosa, è nuova. No, tante storie, ragazzi, tante storie, ma le vivremo durante questa partita di zombie. Come stai, Lama? No, a parte gli scherzi. Non c'è nulla. Stiamo bene Leo, tu come stai? Bene, quando ritorni a far video? Quello che si chiedono tutti quanti, domani? Riprendiamo? Ah, diciamo quando smetteranno di far uscire dei titoli di Call of Duty con i nomi di quelli vecchi che quindi non mai, quelli vecchi, magari ritornerò. Lama, scherzi a parte, vediamo un po', adesso giochiamo e divertiamoci, ecco. Allora, questo è il nostro obiettivo. Lama non sa nulla del perché qui, ok? Io non ti ho invitato qui a caso, Lama. Quello che andremo no, a giocare diciamo oggi, esatto, diciamo la verità, tu metto hai Black Ops 3, detto, sì, ce lo dovrei avere nel PC. Fine. Metto ok, reinstallalo e non fare altro, quindi questo fatto. Perché sei qui, Lama? Te lo spiego brevemente. Tu come me sei uno che ha giocato a Black Ops 3 dal day one, ok? Hai vissuto, esatto, la meta di Black Ops 3. Quello che andremo a giocare oggi è una mappa che io ho provato ieri per la prima volta. Quindi già il fatto che la stai giocando il giorno dopo ti fa capire quanto è figa sta ne roba. Ne vale la pena, esatto. Però questa mappa che andremo a giocare oggi su zombie è una mappa fatta da 3 utenti della community di Black Ops 3. Non so se lo sai, ma su Black Ops 3, okay, su PC tu puoi creare le tue mappe. Hanno proprio messo a disposizione dal day one la possibilità di creare le mappe custom. Diciamo che le mappe sono sempre quasi una merda. Sono fighe le giochi, ma sono sempre mappe che si vede che sono fatte da utenti, ma si vede di brutto, ok? Quella di oggi, che andremo a provare oggi, è una cosa, credimi, senza senso. Cioè, è la mappa più incredibile che io abbia mai visto custom, e leggendo le recensioni nei commenti, tantissima gente dice che è migliore delle mappe di zombie vere del gioco, ed è fatta da tre. Tanto ti dirò la verità che io ho giocato zombie solo su Black Ops 3 e su World at War. Anche io l'ho giocato pochissimo, però ti renderai conto dell'assurdità. Tu tieni presente che questa mappa è fatta da 3 utenti della community, ok? Da zero. Detto ciò, io l'ho già giocata, ti farò un po' da guida, so come si risolve, diciamo che è un easter egg, lo faremo insieme, ok? Ti guiderò e vivrai, e diciamo che come se stessimo giocando una campagna. Anche armi, cosa adesso ti fare, dico tutto, appena inizio ti spiego tutto quanto. Ora, concentriamoci e goditi. La cassa c'è? No, la cassa non c'è, è proprio un'altra modalità, non è zombie, non ci sono i round. Non si va ondate, non c'è il pagapunch, non ci sono ste robe, è come giocare la campagna, letteralmente, una campagna. Ok, let's go. Cioè, è assurdo. Bro, allora inizia a guardare la grafica, ok? Vai, questo è il menu di Black Ops 1. Esatto. Bro, ma tu ti rendi conto già qui cosa vuol dire fare una mappa zombie con ste animazioni così? No, penso che non il pensiero, ho detto, ma come Cristo le hanno fatte ste robe? No, ma te lo devi guardare. Poi ho fatto la cagata di lasciare il volume alto, sto esplodendo. Però sono dentro, sto vivendo qua dentro l'esperienza. Orco due. Ok. Prendi subito la pistola, siamo a fianco. Non ti vedo io. Ah, siamo in un'altra stanza probabilmente. Ok. Allora, appena avremo un attimino di tempo ti spiegherò le cose, ok? Ma tu ti rendi già conto di quanto la grafica del gioco è diversa dal gioco originale? Cioè, non è Black Ops 3 questo qua, bro. Cioè, non è Black Ops 3. È un altro gioco, È un altro gioco. Allora, velocemente, con Q entri in modalità Nightmare Vision. Diventi un fantasma, ok? Serve per scappare quando sei nella merda, fondamentalmente. Quanto dura? Si ricarica, ok? Si ricarica, dura poco. Allora, in giro trovi queste casse che sono delle munizioni. Ti serve per ricaricare, ok? Le munizioni, semplicissimo. Poi raccogli le siringhe, le attivi con Eti da un bus di vita e di velocità. Ok, raccogli il coltello da terra e basta. Il coltello come lo uso? Con V, ok. Ok, e poi con G, quando raccoglierai le molotov, le puoi lanciare. Questa modalità è semplice, non è difficile. Come vedi, già ci sono le munizioni in giro. Ma non è Black Ops 3 questo, è molto, cioè, è una modalità della campagna, come fosse una roba della campagna. Premendo tab invece, abbiamo la lista degli obiettivi. Chiama l'ascensore, ok? Che è qua. Prima di chiamarlo, io ti porto qui. Io ti ripeto, l'ho già giocata, quindi so dove andare. Cerchiamo di fare. Meno male, prima non sono un cazzo. Sì, ci abbiamo messo un'ora e mezza ieri a farla. Diciamo che. Ma sta tipa qua dietro? Arrivano gli zombie, difendiamoci. Se sei in difficoltà, ricorda modalità nightmare e puoi restare i compagni così, È proprio fatto apposta. Puoi anche accoltellare se vuoi. Dovresti, se hai raccolto il coltello buono, shotta. Sì, sì. Zio, ma io quando ho visto questa roba ieri a livello di grafica non ci potevo credere ai miei occhi. Ma è un altro gioco, cioè è fighissimo, ma è un altro gioco. Non so come è possibile che siano riusciti a fare una roba di questo tipo, sinceramente. Lasciamo perdere, stavo. No, zio, stiamo già morendo.
Sono morto. Limit testing, che dire. Allora, non mi ero accorto fossi morto. Quando stai morendo, premi subito il tasto del... No, sì, ma dobbiamo rifare tutto. Ok, ci siamo di nuovo. Dove non è successo nulla, siamo tornati. Ho richiamato l'ascensore, ok. Ah, ma io posso anche far danno mentre sono in modalità fantasma. Sai che non lo so? Sì. Puoi restare, questo di sicuro. Sì, sì, posso anche picchiare. Cioè, non l'avevo capita sta roba, sennò l'avrei fatto. Ok, dobbiamo sopravvivere ora che arriva l'ascensore, zio, eh. Vai, vai. Sarà facile. Siamo vicini, zio. Ricorda, sei nella merda. Mi sto bruciando. Ma senti anche gli effetti sonori, cioè. Ma più che altro la domanda è: ma questi ragazzi che hanno fatto sta mappa, tre ragazzi della community Black Ops 3, ma staranno già lavorando, mi auguro, da qualche parte in Activision? Perché, cioè, voglio dire, se in tre riescono a fare sta roba. Guarda, sicuramente i loro avvocati stanno per iniziare a... Ah, no, è vero che qua è... si può fare legale. No, moddare il gioco. Sto sì, già sì, pensando che si sta arrivando qualche bella denuncia, invece per fortuna... Sì, però ti dico, allora, credo che, a differenza delle altre mappe che sono fatte tramite il software che Activision ti mette a disposizione, no? Tu hai un software che è quello base, che ti fa usare le componentistiche del gioco, le componenti se del gioco. Se tu dici qua, puoi aggiungere... Io credo che loro abbiano importato proprio una cosa fatta su un altro programma. Cioè, l'abbiano creato proprio come se stessero creando... Sì, perché sembra diversa proprio. Sì, è... Sembra diverso, tutti i modelli sono diversi. È tutto diverso, tutto diverso. C'è anche gli zombie, sono proprio altri. Ma poi vedrai dopo. Cioè, questo che stai vedendo adesso è niente, è una merda in confronto. Cioè, tutta la... Sì, spero dopo di avere un'arma, però. Adesso perché... la prendiamo, adesso appena facciamo fuori questi qua la prendiamo. Noi ieri l'abbiamo fatta in tre, quindi... Ok, abbiamo raggiunto il primo obiettivo. Ripeto, se premi tab hai la lista dei... Oddio... Ok, è arrivato l'ascensore. Ammazziamo questi ultimi zombie e andiamo a prenderci l'arma. Ok, vieni con me. Allora, ripeto, se premi tab hai tutta la lista delle cose che abbiamo da fare. Non attivare questo allarme del cazzo. Lo attiviamo tra poco, ok? Clicchi solo tu i tasti di questa roba qua. Io prendo armi e spade. Ora, vieni qui. Qua puoi prendere un'arma. Qua puoi prendere un'arma. Ah, posso scegliere se sì, M4? Sì, è proprio, cioè, anche a livello di come si svolge, non c'entra nulla con la solita zombata. Ora dobbiamo trovare una chiave. Se non ricordo male, io l'ho fatta ieri, ma ok. C'è il lucchetto. Qui c'è un lucchetto. Aspetta, per aprire. Questo lucchetto ti chiede di inserire tre lettere. Qua c'è un foglio. Ah, il foglietto, ok. Poche parole dice che se qualcuno trova questo foglietto qua, mi stanno cercando, bla bla bla. Ho nascosto la combinazione con un speciale inchiostro nel muro, ok? Quindi ha scritto la combinazione nel muro con un inchiostro speciale. Sai, ma quelli di questa che... stanza? Sì, quelli che allora... vedi tipo con le luci spente. Esatto, esatto. E per... come facciamo a vedere questo inchiostro? Dobbiamo attivare questo allarme. Occhio, perché mo parte un bel raid di cani bastardi. Vedi? Guarda, D, B... DBD, DBD, eh. Stiamo vicini? Sto tornando da te. Ma porco, mi è caduto in testa un... Sei morto? Zombie che mi ha ucciso, sì. Ma ero full vita. Dove sei? Dove sei, bro? Dove sei? Dove c'era la scritta? Sto venendo verso di te. Aspetta un po', cerco di camperarmelo un po' qui e poi ti resto. Ah, ma posso sparare da qua? Ok. C'ho l'arma, c'ho l'M4. Cerco di camperare un po'. Cioè, oltre che essere graficamente allucinante, è proprio anche scriptata questa mappa qua. Sì, ma poi scusa, cioè, le ambientazioni, guarda qua. Sembra di giocare a Diablo, praticamente. Ok, eccoti qua. Allora, dovrebbe essere DBD. Hai visto che erano scritte nel muro le lettere con la... Vediamo se funziona. Dobbiamo trovare questa... Le hai uccisi tutti quanti? Sì, sì, sono morti. I zombie non arrivano se tu non procedi con la storia, ok? Con le cose che devi fare. E questo è buono perché ti puoi godere meglio l'esperienza di... Ok, perfetto. Ecco qua. Vedi? Cosa c'è? Keycard, trovate. Ah, per il sempre ascensore, let's go. Credo di sì. Take the elevator to the subground floor. Andiamo. Allora, mo si clicca qui nell'elevatore, si clicca su subground. Stiamo andando giù, stiamo scendendo, lama. Cioè, assurdo, ho fatto da tre ragazzi sta roba qua. Guarda che figa la mappa! The many spirits. Che sono scioccato, dobbiamo entrare nella security room in the Wist offices. Allora, sono qui. Qua, vedi, Wist. Wist, come cazzo si dice? Apriamo la porta. C'è una bambina lì in fondo, un bambino, non lo so. Io sto iniziando a spararle appena apri. Apriamo. Dovrebbero essere qui da qualche parte. Io l'ho fatta ieri, diciamo, sta perché, roba, ma non no, mi ricordo. La cosa assurda che zombie, non ho aggiunto zombie, è che zombie, di solito zombie è veramente solo spara zombie. Qua vabbè, gli easter egg ci sono sempre stati su zombie, però... Sì, però adesso qua è più particolare. È una storia, ripeto, proprio qui. Non...
Gli zombie sono quasi secondari. Sembrano scarsi questi zombie, ma ti garantisco che si muore in un attimo. Vabbè, l'abbiamo quelli visto prima. Quelli che cadono dal cielo mi rompono le palle. Più che altro sai cos'è? Che non vedi un cazzo. E questa è la difficoltà vera di questa mappa. Se ci fosse la luce accesa durante le ondate di zombie sarebbe molto dietro, più dietro. Ok, perfetto. Ricarica le munizioni. Le munizioni, zio, non le finirai mai. Infatti, meno male, secondo me sta mappa in realtà è facile, ok? Cioè, l'hanno fatta facile. Posso avere anche la secondaria appena trovo il prossimo pompa? Sai che non troverai armi a breve. Allora, dobbiamo trovare la security room. Che, ti dico la verità, non mi ricordo bene. Siamo in posti diversi, infatti. Sei con te? Allora, già perso, qui, guarda qui. Qui c'è una cosa che ora non ci servirà. Vieni dietro. Qui c'è una roba che adesso non ci servirà. Servirà più avanti. Però io ieri l'ho scoperta proprio in questa fase. Una grata. No way. C'è qualcosa in fondo, però non riesce a entrare. Quindi c'è bisogno di qualcosa per entrare. Ti rendi conto che l'ho giocata ieri e non mi ricordo mo che cazzo devo fare. Meglio, così aggiungiamo content. Vai avanti, vai. Andiamo a cercare. Davanti dove? Vai avanti. Ah, va bello piano. Occhio, c'è il coccodrillo, occhio! Porca puttana! Non lo puoi ammazzare! No, vai, Nightmare! Non posso ammazzare! Devo premere culi, ma mannaggiate, guarda. Lo sapevi tu. Ieri non ci sono morto anch'io, appena sono entrato qua. Qui c'è una porta che, come vedi, c'ha un lock door. Di quelli dove devi inserire delle cifre. Un codice, sì. Ok, 4 numeri ci servono. La prima sequenza di numeri dovrebbe essere qui dal coccodrillo, in teoria. Dobbiamo arrivare dall'altro lato. Il problema andiamo è che... andiamo in Nightmare Vision? Allora, si può andare o in Nightmare Vision oppure possiamo provare a saltare. Vedi che ci sono comunque uno può fare la cavia su. Vedi, guarda, soltanto. Eviti di camminare. È qui, ok. Allora, qua dovrebbe esserci l'altro bigliettino. Non riesco a prenderlo, zio. Me lo devi distrarre. 87, ok. Primo numero 87, zio. Via, bro, moriamo, Non mi fa più saltare su, eh. Ricordati, 87, perché la mia memoria fa un po'. Tom. Cosa? Ho un molotov. L'altra sequenza di numeri è da un'altra parte, se non erro. Non possiamo raggiungerla adesso. Qua dentro non posso entrare, ok. Esploriamo un pochettino in giro. Ok, vieni qui, ti faccio vedere quanti numeri servono? 6 totali? No, altri 2. Un altro bigliettino. Qui dobbiamo interagire con i cassetti, te lo dice proprio il gioco. Ok. Il fusibile. L'ho preso io per sbaglio. L'hai preso tu? Ok, non c'è problema. Allora, il fusibile a che serve? Se tu vieni qua, noterai che per andare da quest'altra parte e anche alle altre porte che ci sono sopra, ti dice che il fusibile manca. Manca la corrente, in poche parole. Quindi, che si fa? Trovare dove vieni è effettivo, qui. Ok. Qui giù. Qui c'è un labor... Zio, zombie. Porca tre, mi sono cagato, giuro. Qui si mettono i fusibili. Come funziona? In base allo slot dove vai a inserire il fusibile, lui ti permette di aprire una porta. Sì, quindi lo dobbiamo spostare. Quale vuoi che apra? Sai che non mi ricordo qual è il fusibile. Poi ne metto uno a cazzo. Mettine e poi gestisci tu. Ti dico io quando puoi è quello muoverlo giusto. Puoi muoverlo anche tu, no? Okay. Mettilo a sinistra. Ok, fatto. Ok, possiamo aprire, vieni, è quello giusto. Arrivo. Ogni slot ti permette di aprire una porta diversa. Sì, tutte queste robe noi ieri le abbiamo capite. Ci abbiamo messo un'ora e mezza a fare sta mappa. Ore. Però, almeno, cioè, non volevo farti vedere la mappa e fartela godere. Farci anche un video perché merita. Aspetta, cos'è sto rumore? Esploriamo qui. Non authorized access, siamo noi. Qua c'è un foglio. Zombie. Arrivo da te. Compatti, Sì, sono dietro di te. Andiamo contro un muro, vieni. Così arriviamo tutti allo stesso lato. Da dietro. Vieni qua. Andiamo qui. Merda, mi stavano facendo. Devo ricaricare. Vai in Nightmare. Cazzo, sono caduto a terra, aspetta. Sì, c'ero appena andato, ma sto ricaricando l'arma. Ti resto. Zio, sì, moriamo. Sto killando i zombie, aspetta. Credo che moriremo. Ok. Ok, ci siamo. Zio, non si vede niente quando fa buio così, no? Dietro. Ok. Dietro di me. Si vede una madonna. Ma dai, mi è caduto in testa, quello all'alto. No, bro, muoio. No, ti sto sparando, aspetta. Sono morto. No way. Io! Incredibilmente siamo tornati dove siamo morti prima. Di nuovo, secchi, via. Ah no, ma hai fatto vedere che siamo morti. Devi far vedere un'unica run pulita, non moriamo mai. Vuoi che ti faccio io quelli vicino e tu fai quelli lontani? Sì. Io sto facendo quelli che entro all'ingresso. Ok, ti faccio lontano. Quelli lontani, quelli vicino io, ok. Vai. Minchia, sono tosti però, sono veloci. Mi stanno facendo, bro. Poi perché non vedi hitbox? Comunque credo che il numero di zombie sia uguale a farlo in 2, 3, 4. Perché ieri era uguale, solo che eravamo in 3 ed era più facile. Beh, ovvio, sì. Più che altro che con 2 pompa, secondo me è più easy anziché sì, la sì. R. Ok, perfetto. Dietro di me? Ok. Ok, sono praticamente finiti. Ok, perfetto. Oh, guarda che erano giuste le munizioni. Perfetto, eh? Allora, qua abbiamo un altro pezzo del coso. Aspetta che ho zero ammo, scusa che ne prendo 2 da qua. Qua c'è l'altro bigliettino con le altre 2 arrivo, cifre. Arrivo. La prima era 87, ti ricordi? E qui abbiamo l'altra, sì. 45. Di conseguenza, ora, andando lì nel punto dove si inserisce quel codice, abbiamo ufficialmente l'accesso all'ufficio, che è qua.
quindi ti avvicini. 87, 40, 4, 5. Via. Ed entriamo. Disabilità e il sistema d'allarme. Allora, per disabilitare il sistema d'allarme, la roba è un po' più complessa. Vedi che qua praticamente dobbiamo switchare i simboli. Sì. Dobbiamo mettere i simboli che troviamo nelle TV. Anche qua, vedi? Sono quattro simboli. Ci sono delle TV in giro numerate. Vieni, mo le cerchiamo, te le faccio vedere al volo. Ce la fai a segnarti? Allora, qui abbiamo 01, primo monitor, ok? E abbiamo questo, cos'è questo qua? Un grifone? Come... Sì, okay. Sì. 01, ce la fai a segnartelo, grifone? Sì. Ok, ora non mi ricordo però dove sono le altre TV. Dovrebbe essercene una qui. Ma l'ordine, sotto. Come lo sai? C'era scritto anche 01? No, semplicemente vai da sinistra a destra, dovrebbe essere così. Ora dobbiamo trovare le altre tre. Guardiamoci un po' in giro. Probabilmente ce n'è un'altra qui a piano terra. Aspetta, i piani di sopra sono chiusi? Sì, le altre sono... Adesso la apriamo, le altre sono a piano di sopra. Ok, ne ho trovata un'altra. Segna, 02 la scimmia. Ok, ora vai a spostare il fusibile e apriamo le stanze di sopra. Vado. Le altre TV sono su. Su è la stessa dinamica. Ci sono due porte, sinistra e destra, e in base a dove apri sbucano gli zombie. E avremo un monitor. Sì, vieni, arrivano gli zombie. Arrivo. Ora, Ok, dobbiamo, siamo vicini, andiamo in fondo. Dov'è dietro di me? Ok. Minchia. Li scopi quella lanciata. Ma che raggio ha? È fortissimo. E poi, allora, non devi mai ricaricare, però finisci i colpi e quando li finisci devi andare nella cassa, ti... Ero full. Dio, non siamo dei carri armati così, eh? Dirò la nostra prossima morte, tanto se che morirà. Ok, 5% lanciafiamme, finito. Come ti sembra per ora questa mappa? Ma è pazzesca, cioè veramente, ripeto, a me zombie, ok, li ho giocati poco perché non mi fanno impazzire, ma questo... Posso farli sempre spara. Giocato molto di più. E sto sparando. Ricaricate le munizioni del lanciafiamme, cioè a fianco la cassa. Sto creando lo stoner. Ma okay, porco. Ah, però posso, ma posso ricaricare anche da... Da quella modalità, no, sei morto, cazzo. Sì, sì, se tu vai e ricarichi con quella cassa, ti dà velocemente, ti fulla il lanciafiamme. In questo side ci dovrebbe essere un altro monitor da qualche parte. Sento il rumore. Ah, eccolo qua, dove sono io? Vieni qua nell'angolino, lassù. Ok, nuke. 03 nuke. Ok, givappiamo subito quest'ala che non ci interessa perché dobbiamo prendere nell'altra ala l'altro monitor. Perché come hai visto c'era anche il disegnino giù, non so se l'hai visto, c'è la mappa. Sì. Ce n'è uno in ogni ala. Ora, ti apro l'altra stanza e vai nella porta davanti e apri, ok? Tu hai anche Molotov? Sì, ma tu zio con lanciafiamme sei inkillabile, cioè se... Ma una lì la darei sempre. Qua a destra, guarda tu, dietro di me. Dietro. Sotto. Ok. Non vedo un cazzo, te lo giuro. È perché tu non hai neanche la torcia, mi sa, vero? Sì, ce l'ho attaccata, ma quando lancio il fuoco non vedo più nulla attorno. 14%, però me lo ricarico. Vai, carica. Però che ho visto come si fa. Ok, ci sono. Io sto morendo, spara. Sono morto. Sparando. Vai in Q. Ok, l'hai fatto tutto per restare. No. Vai, ti copri, resta. Ok. Ma poi ho fatto, Vai, let's go. Ne arrivano altri. Ok, allora, qui da qualche parte c'è l'altro monitor. Non mi ricordo dove, però. Ok, trovato. È il segno del... Cos'è? Il Juggernaut, questo qua. Vabbè, medico col proiettile, 04. Non è il gioco, okay. Vabbè. Sono totalmente ignorante. Medico proiettile. Allora, dobbiamo andare nell'ufficio, che è qui. Quello che... Ok, perfetto. Quindi, 01 cos'era? Grifone. 02 la scimmia, vero? Scimmia. Poi la nuke e il medico proiettile. Medico proiettile. Ok, giusta. Dove sei adesso? Siamo sempre giù. Dobbiamo entrare nella... Ok, bro, mo c'è da bestemmiare, te lo dico, Ora so c'è una roba bella tosta, vieni. Dobbiamo entrare nel laboratorio. Il laboratorio dovrebbe essere qui da qualche parte, una di queste ale qua. O questa o nell'altra. Beh, completini, mi piacciono. Sì. Chi è questo pazzo? Ok, questo è un figlio di puttana. Ma è un boss? Dobbiamo picchiarlo? Sì, è un bel boss. È il medico, lo scienziato pazzo, tipo. Ok, bro, dobbiamo scappare. Allora, velocemente, se corri lui sente dove tu sei. Scappare. Se ti prende ti ammazza, ti ruba le armi, ti spara, insomma, devi stare lontano da lui, si teletrasporta. Quando senti questo rumore vedi che stai seguendo. Non correre, cammina, ok? Vai. Ora, sparargli è inutile, non gli fai danno. C'è solo un modo per ucciderlo, ovvero che tu ora me lo baiti, io prendo un RCXD che c'è nel suo laboratorio. Okay. Raccolgo dei pezzi e glielo faccio detonare a fianco. Ma lo baito correndo un po' per farlo non inseguire. Ti farà ammazzare. Cioè, sentiti, Ma se vado invisibile con la Q? Non puoi andare invisibile. Se non posso, porco. Non puoi. Ok. E queste sfere elettriche ti inculano. Allora, qua nel suo laboratorio c'è il telecomandino dell'RCXD. Eccolo qua. LRCXD. Eccolo qua. Mi sta sparando. No, bro, te lo devi portare via. No!
Che ha fatto? Sono potuti passare a cazzo, stavo uscendo dalla porta con lui a fianco. Ok, è molto close a te. Non può sapere che sono qui. Ok, sta cercando, non ti vede. Ma stai RCXD che stai portando? Ok, giro, perfetto. Scusa. Ora camminiamo. Dobbiamo prendere questo RCXD e portarlo giù. Dobbiamo raccogliere dei pezzi con questo RCXD. Che ah, minchia, quelli che devono passare. Te lo devi portare via. Te lo devi portare via, è l'unico modo. Sì. È qui, è qui, è qui. Mi ha preso, mi ha preso. Cazzo. Cammina. Se lo perdi di vista e cammini, non ti può vedere. No, no, mi ha visto, non nella stanza. No, sono morto. Mi sono nascosto in una stanza, ho detto non potrà sentirmi, invece è entrato lì dentro. Ora faccio no, così. No, dai, ma è passato attraverso il muro, te lo giuro. Sei morto. Sono nella stanza del coccodrillo, sì. No, veramente sei morto. Sono morto nella stanza del coccodrillo. Ero sopra una merda e lui passa attraverso il muro. Sono sopra una lavatrice, se ti può interessare. Provo ad andare a prendere i pezzi. Allora, i pezzi sono all'interno dei condotti. Ma dovevamo aprirlo, no, il condotto? No, andava aperta, cazzo! No way! Vabbè, su, inizia a prendere l'altro, no? Sì, sì. Che è pure vicino dove sono morto io. La freccia che ho... Tu non so se tu vedi la freccia mentre mi aspetti. Io sto vedendo la tua... Io sono ancora a terra e in alto a destra vedo la telecameria. Io ho una freccia che mi indica dove devo andare. Mi indica dove sono i tre pezzi. E ho tre pezzi da raccogliere. No, quello non la vedo. Che sono quelli che dobbiamo attaccare alla macchina per farla detonare. Ti sento. Sono a fianco a te alla macchinetta. Ho preso il primo pezzo. Ora, il secondo pezzo è... Qui. No, allora, è sopra. E poi c'è quello che dobbiamo aprire sotto. Quello va aperto. Mi sa che anche quello sopra va aperto a mano, che non l'abbiamo aperto. Vediamo se lo trovo. Non ci abbiamo sparato, siamo dei... Cioè, sono un coglione. Tu potevi saperlo? Impossibile, zero. No, non è qui. È una di queste stanze. Eccola qui, devo sparare. Provo a fare sta roba. Ora sai dove vai. Sì, ma c'è il merda. Scusa, se mi resti camminando... Aspetta, cosa succede? Appena prendi tre pezzi, cosa succede? Dovrei restare. Ok. Perché magari dobbiamo essere vicini, quindi è meglio farlo adesso. Si è tipato da me. Quando spari si tipa da te automaticamente. E come cazzo mi resti a me qua però, che non posso scendere? Devo seminarlo un attimino. Ripeto, prima lavatrice, sopra il coccodrillo, quindi una bella merda. Ok. Il posto migliore per me. No, c'è il coccodrillo sotto di te, attento. Ok, via. Oddio, via. C'è il tipo. Io ho aperto tutto, via, ho aperto tutto. Posso fare la roba con la macchina. Non riesco a seminarlo, zio. Subito lo chiamo io, aspetta. Che mi sono nascosto. Okay, ma c'è arrivato da me? Ci sono. Ok, procedo a prendere gli ultimi pezzi, Boom. Se lo tieni per un po' me lo faccio io, perché tra poco lo faccio esplodere con la macchinina. Ce l'ho qua. E poi c'ho l'ultimo pezzo da prendere sotto. Ma che mi spara sto merdoso, aspetta. Tu ieri, zio, non hai idea di quanto ci abbiamo messo a fare questo. Per capire cosa serve. Ma più veloce, aspetta. No. Sto correndo nelle scale davanti e indietro, ma... L'ultimo pezzo, oddio. Non morirmi. L'ultimo pezzo devo prendere. Dove sei tu in questo momento? No, bro, non venire qui. Come non venir lì? Aspetta, portatelo via. Sto correndo qua nelle scale. Dov'è lui? È sulle scale con me. Ok, perfetto. Allora, prendo sto pezzo qua e lo devi portare da me che lo ammazzo. Ok, sto prendendo l'ultimo pezzettino. Che ha bloccato la strada con quella scossa, il bastardo. Dai, bro, bestemmio! Si è distrutto l'RCXD perché c'era una scossa esattamente dove doveva entrare. Aspetta che lo vado ad aggiustare, aspetta. Orco, mi ha raggiunto. Ok, io mi ha raggiunto qua nella hall al piano di sopra. Sei morto? Sì. Ok, ci penso io adesso ad ammazzarlo. Piano di sopra nella hall. Tranquillo? Ce l'ho. Stando nella stanza sinistra. Perfetto, è pronto l'RCXD. Vai. Allora, piano superiore sulla sinistra, nel corridoio centrale. Lo facciamo. Sono al centro io. Zio, questa roba... Ma... Che cazzo è successo? Ti ho perso. Sono queste scosse in giro che lo distruggono. Ci sei tu a terra. Zio, ti provo a restare? Fermo qui. Stai fermo lì, ok? Sì. Così me lo attivi. Basta che tra un po' appena ti resto... Sì, sparo e via, sì. Cazzo. Lui è nell'altro corridoio, era lì davanti. Dimmi quando hai impugnato il RCXD che te lo chiamo qua. Okay. Dove sei tu? Dietro fermo. Sta fermo, non ti devi muovere. L'ho ucciso? Sì, l'ho ucciso. Ok, è scomparso. Let's go. Bene, vai. Benissimo. Dobbiamo costruire il TEDD. Lo vedi? C'è scritto nelle sfide. Ah, qua c'è un pezzo qua sotto. C'è una keycard qua sotto. Un microchip. Ok, presa. L'ha mollata al tipo, la keycard. Allora, il TEDD è praticamente un il robot, ok? Qui, no, okay, nel suo cosa? Laboratorio. Ah, dire, ok, che robot? Questo qua, lo vedi? Ah, ok. C'è questo robot qui. Sono adrenaline shot. Per poterlo ultimare, dobbiamo mettere la testa. Vedi che ti dice press, hold F, sì, press. Sì. La testa l'abbiamo vista prima. Probabilmente non ci hai fatto caso, ma ci siamo passati davanti. Si trova nella hall. Ah, quella sì, È sempre stata lì. Ieri ci abbiamo messo 20 minuti a trovarla perché non ci ricordavamo dove. Eccolo qui, vedi? Sì, aspetta che sto arrivando. Gliela sto staccando.
stappando. Ok, l'ho presa. Arrivo. La sto portando da te. Ok, mettiamo questa testa nel robot. Se sento la bambina che oh, poi io qua. Ci tengo a dirti una roba. Tu adesso la stai giocando con me che ti sto dicendo letteralmente subito cosa fare. Ma no, se tu la giocassi da solo minchia, è certo, ancora più divertente, è ancora più... Cioè, esplori, capito? Ti rendi conto veramente di quanto è complessa. Ora abbiamo messo la testa. Posso startare la sequenza. Esatto, vai, starta, via. Clicca, clicca. Cioè, ma guarda che roba. Ma guarda che roba. Vabbè. Ma ti rendi conto? Una mappa fatta da... Avvicinati qua, avvicinati a questo coso qua. Sì, ma io spero che sia un alleato, non un nemico questo. Guarda che succede, avvicinati lì. Ora va. Che cazzo è? Fa la fusione, bro, diventi tu quel robot là, tipo vi scambia. Ma in che senso? Come negli episodi di Simpsons in cui Bart diventa Bart diventa una mosca. No. Eccoti qua. Sì. Ma ho le braccia, cioè vedo le braccia, vedo che sono un cyborg. Con questo scambio, noi ora dobbiamo entrare nella stanza del direttore. Possiamo farlo perché? Perché tu perché adesso sono diventato sei così, diventato questo robot qua. Quindi dobbiamo trovare la stanza del direttore che dovrebbe essere qui, in teoria. Minchia, però penso davvero far tutto senza sapere. Abbiamo messo un'ora e mezza a farla ieri in tre. Vedi? Tu puoi aprire io, no? Interrogator. Vado. Eccoci qua. La stanza del direttore. Dobbiamo trovare la chiave della cappella. Ah, non ho il cronorium. Che cazzo è? Aspetta, però c'è un problema, bro. C'è non un abbiamo problema. Qualcosa. Allora, la chiave della cappella, allora ti dico subito dov'è. Prima, quando sono entrato in una stanza, mi ha detto interagisci con i quadri per scoprire qualcosa. E qua ci sono i quadri. Infatti, guarda, boom, la cassaforte è qua. Okay. Qual è però il problema? Che mi manca un oggetto che io ieri ho trovato e che ho utilizzato per aprire quella cassaforte. Non mi ricordo però dove l'ho trovato. Dobbiamo cercare trovato, nella stanza sì. Giù. È in qualche cassetto. Se non ricordo male potrebbe essere tipo... Guarda a destra e guarda a sinistra. Qui, forse ho già capito. Eccolo qua, trovato subito. Vaffanculo. È una videoguida questa praticamente. Non è una... cioè, ragazzi, per vedere dove si trovano gli oggetti, seguite questo video. Apriamo questa cassaforte con questa roba che ho appena trovato. Guarda che figo. Io lo lanciafiamme in mano, io sto aspettando i zombie, non sto aspettando altro. Ok. Chiave della cappella. Ah, ok. Dobbiamo trovare il cronorium, perché dobbiamo metterlo qui, guarda. Sì, sì. No, quello l'ho già trovato, l'ho visto prima che andava trovato. Il cronorium dobbiamo andare nella cappella, vieni. Tu dove sei finito? Ah, sì, dietro di me, ok. La cappella, noi non ci siamo neanche passati. Noi ieri ci passavamo davanti e non capivamo come aprire questo posto, perché di base non ti faceva entrare. Ci puoi entrare solo alla fine del gioco. Ok. Minchia, comunque guarda che bomba di ambientazione. E qui c'è il cronorium. Interagisci. Ok, allora spariamo. Round up. Io lancio fiamme, eh. Tu a sì. Compatti, qua. Questi sono tosti. Le munizioni dovresti avercele davanti alla... Sì, l'ho visto. All'altare. Non finiscono, questi bastardi. Ma hanno cambiato anche proprio l'audio di... Anche le molotov, tutto quanto. Tutto. È un altro gioco, come se fosse un altro gioco. Dovrei ricaricare... Aspetta. Vai, ricarica. Prendi le munizioni del lanciafiamme. Ok. Quasi finito. Oddio. Ma che cazzo è? Spara questo. Ma stai ricaricando? Sono due, cazzo. Ma non muore. No. Zio, questi sono tosti, ce l'ho addosso. Ma che cazzo è? Sei morto? No. Fatto uno. L'altro è vivo? Sì. Spara, ce lo facciamo. Minchia, non muore. Minchia, è tosto, Munizioni di nuovo, aspetta. Morto, buono. Ok. Andiamo lì a prendere munizioni. Anche qua ci sono. Aspetta, che qua. Il cronorium è qui, lo prendo e lo andiamo a mettere dove ci diceva di metterlo prima nell'ufficio. Vai. Guarda, io ti dico la verità, non ho mai giocato neanche a giochi horror, ma sto qua, cioè è meglio di zombie, cioè proprio, guarda, stai divertendo un sacco. Ma è possibile che non abbiano fatto altre mappe, sti qua? No, è l'unica, se non ho visto male, è l'unica assurda, che hanno fatto, ma chissà, l'hanno fatto uscire nel 2021, non so quanto ci abbiano messo a farla. Ora, minchia, un botto, mettiamo sicuro. Il cronorium qui. Vai. L'ultimo punto l'abbiamo ottenuto. Guarda qua, sinistra. Sì, sto guardando. Cioè, ma ti che figo. Qua non c'è nulla. Vieni qua. Occhio qua che arrivano zomboni, Cosa intendi per zomboni? Arrivano zombie. Cagare il cazzo. Però non ci sono coccodrilli. No, quelli non ci sono. Ah, meno male. Lancia fiamme in mano, tu che puoi. Io vado davanti, tu mi guardi le spalle, ok? Vai. Qua, no. Dietro, ok. Ma ci sono. Avanza. Ok, ci siamo.
Che cazzo hanno creato? È una figata. La bambina bastarda, mamma mia. Sei pronto? Ma alla secondo da lei, no? Alla sfida finale. Ho paura. E qua ci avevamo messo un'eternità. No, che allora, cazzo ascoltami un secondo. Ieri la strategia che abbiamo usato per farla è semplice. Tu con lanciafiamme dobbiamo ucciderlo, devo bro. Devo sparargli, no? Allora, no, no. Ci aspetta, ascoltami, tu guardami le spalle perché arrivano gli zombie, ok? Mentre io gli sparo, tu con lanciafiamme. Tu con lanciafiamme mi copri le spalle, va bene? È l'unico modo, se non ce la facciamo. Ok? Ah, mi stordisce perché mi lancia le cose in testa. Sì, vai, sì. Vai, ci sono. Non farmi ammazzare dagli zombie perché mo arrivano, eh. È duro questo qua, ma duro per essere duro, giuro. Ah, ma sono ragnetti, non li avevo visti. No, no, arrivano zombie grossi ora. Copri. L'ecco qua. Si gioca. No, vabbè. Bro, se non mi hai coperto, qua posso fare. Minchia, sto spalando con lanciafiamme. No, no, no. Ti copro io, vai, vai. Tu resta, li faccio fermo, io. No? Dimmi che non muoio. Ma porco. Puttana troia bastarda. Ero all'80. Copertura di lavagante. Perfetta. Ma vaffanculo, era un ragno, non l'ho visto. Ottimale. Devi stare dietro e muoverti. Guarda, sì. Destra e sinistra continuamente. Ti sono incollato a te. Purtroppo non possiamo sparare in due perché poi moriamo per forza quando arrivano gli zombie. Ecco questi ragni. Cazzo, non gli faccio danno, giuro, non gli faccio danno. Stava arrivando, occhio. Bro. Ma sto sparando, ma... Sto morendo. Sono troppi danni. Porca troia. Guarda, resta, ti copro. Ti copro io, Ceres. Ok, top. Vai. Mi fa uscire la modalità? Ok. Però comunque ci vuole veramente troppo per farlo fuori. Cioè non gli sto facendo danno. Puoi provare a sparargli tu con lanciafiamme, io ti copro. Prova. Vai, tolgo più vita forse, sì. Vai, fatelo tu, prova tu. Anche perché è alienante dopo un po', ti giuro, stare lì a sparare a questo cazzo di coso. Ma che cazzo è? Vai, spara. Devi cliccare? Non siamo nemmeno a metà. Ti rendi conto? E sono già al 30% del lanciafiamme di nuovo, il secondo già questo. Ti sparo anch'io in simultanea, okay, dai. Ho finito. E ti spariamo insieme per un po', vediamo cosa riusciamo a fare. Ok. Ricarico. Vai. Arrivano zombie. Fateli con lanciafiamme. Ero già finito. Ricarica, ci sono vari punti di ricarica, eh. Ah, spara, ti faccio io gli zombie, Tu spara vai, lui. Vai, sparo lui. Se no qua... Ok, vai, spara anch'io adesso lui, vai. Se spariamo insieme va abbastanza veloce se guardi, eh. Sì, vai. Buono. Oh, dove sta andando? Sto caricando io. Ok. Faccio gli zombie. Ok. Sta avvicinando, vai, spara. Fatelo con lanciafiamme, ora che è vicino. Se scarico, devo caricare. Se sei merda, mi raccomando, con la Q. Sì, fatto. Ok. Vai, fattolo, spariamo. Che cazzo? Sparo anch'io, vai. Dai che lo stiamo scopando, dai. Ho capito, ok. Bravo lama. Finito, munizioni, arrivo. Ma molotov finite? Sì, purtroppo sì. Cazzo, troppo utile molotov. Ok, ricarico. No, sono a terra. Usa Q se riesci. Minchia, bro. Sto succedendo il panico. Vai, lanciafiamme. Vai, caricare, coprimi mentre carico. Minchia, che delirio. Dietro. Fateli. Madonna. Sparo un po'. Vai, speriamogli insieme. Vai. Vai, un terzo. Dietro. Aspetta, troppi mostri. Ok, spara al bastardo. Arrivo, dietro di te pure. Sono fatto l'adrenalina. Arrivo. Anch'io, abbiamo fatto insieme.
Ma con l'adrenalina ricarichi anche più veloce. Vai, vai, abusiamo di questa merda. Vai, vai, sto picchiando lui, picchio lui. Oddio, con l'adrenalina spara anche più veloce, E dirò lanciafiamme, cazzo, che si consuma in un secondo. Vai che ce l'abbiamo quasi, ce l'abbiamo quasi. Sparano dietro di te, dietro di te. Sto ricaricando, sto ricaricando. È quasi morto, è quasi morto, è quasi morto. No, sono morto, sono morto. Di adesso. Sto ricaricando, ok. Ci siamo? Quasi morto, quasi morto, quasi morto. Ultimi colpi. Ok, c'ho il lanciafiamme. Vai, spaccalo, 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 spaccalo. È morto, no? È morto, è morto, è morto, è morto. Ce l'abbiamo. God. Vamos! No, mi ha ucciso prima di morire. Let's go! Easy, easy. Video easy. Finale, video finale. Passiamo su Hogwarts Legacy. Cazzo. Edvige che vola. Cioè, eravamo nel sogno di una bambina? Sì. Che sogni di merda fa sta bambina? Un incubo. Che ha servizi sociali qua, chiamiamoli un attimo. No, c'è l'orsacchiotto della cassa, c'era. E qua ci sono i titoli. Ah, diciamo, bravi, bravi. Un applauso, ragazzi, un applauso. Veramente bravissimi. Onesto, ma... Quanto è surreale questa situazione? Cioè, pensare veramente che sia stata fatta da delle... Ovviamente queste non sono persone normali, sono sicuro che sono dei, cioè, dei maestri. Però voglio essere 100% onesto. Quando mi detto andiamo a giocare a zombie, ho detto vabbè, facciamolo. Però un po' scazzato. Mi diceva vabbè, ok, carottura ai coglioni, zombie. Invece minchia, è una figata questo. Sbaglio, è come, è fare, la, come fare un gioco, una campagna alla fine, no? Perché sì, ti guida ma lui. Ripeto, quanto stai parlando con uno che non ha mai giocato nessun gioco, diciamo, horror, simile horror. Quindi me lo sono goduto ancora di più. Non ho altri metri di paragone. Per me è stato bellissimo. Ho giocato solo a COD. Comunque, scusa, se ti interrompo. In realtà, tre ragazzi. Ma se tu leggi i titoli, c'è un sacco di gente che ha collaborato. Sì, ma esatto. Ma sarà gente che ha aiutato magari anche a programmare bene. Sì. O ha prestato i modelli. Esatto, qua vedi testing, gente che ha testato. Quindi, però, insomma, minchia, veramente però, bravissimi. Cioè, io posso dire che secondo me. Ora, ovviamente, la mappa è piccola. Cioè, dura anche poco, come hai visto. Però, secondo me, posso dire che una mappa del genere, se è fatta, potrebbero tranquillamente, con più tempo, magari farne una tranquillamente allo stesso livello, se già non sono allo stesso livello delle mappe ufficiali del gioco, a parer mio, eh. Cioè, il livello è quello. Allora, se tu arrivi a giocarlo così senza sapere che sei su Black Ops 3, non sembra. Cioè, hanno usato modelli diversi, hanno usato cose diverse, quindi potrebbero veramente fare un gioco a parte, un piccolo indie game, ci sta un botto. Veramente bravi, bellissimo. Esatto. Bene. Come dice il nome, cioè la scritta qui, il nome, film. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Io ringrazio il buon Lama per aver partecipato e essersi prestato grazie a fare a te, il ciao, ragazzi. Si vede, la reazione di questa mappa. Lama, grazie mille. Ci becchiamo alla prossima. Tester. Lasciate un bel icone, passate nel canale di Lama, iscrivetevi che domani pubblico un nuovo video. Sì, non è vero, non è vero. Ciao, bella, ragazzi. Raga, un bacione. Buona giornata, ciao.